Ciao! Oggi vi parlo di Perdido Street Station di Cina Mieville. Questo libro è un delirio e all'interno c'è tutto. Tutto. Proprio tutto. Allora. Un mondo chiamato Baslag. Una città, tanto è tutto incentrato in questa città, poi ci saranno altri capitoli, altri libri in altri posti. Ma questa città è New Crobuzon, una metropoli immensa, una città-stato, che possiamo immaginare come una Londra vittoriana, per avere un corpo base su cui costruire, mescolata con un Ankh-Morpork Pork, con una sana dose di delirio, di sfrenato capitalismo proto-industriale mescolato con una forma di magia del tutto priva di etica chiamata taumaturgia e affrontata in maniera scientifica, tant'è che viene insegnata all'università, e una totale assenza di tutela e considerazione per la vita dell'individuo, anche perché c'è una coesistenza. Non possiamo dire di razze, primo perché è una parola brutta, ma secondo e più importante perché proprio non è sufficiente a descrivere, a dare un minimo sentore di quella che è la vastità e la varietà della vita senziente o semisenziente a New Crobuzon e nel Baslag. Abbiamo ad esempio un quartiere, detto la Serra, che è un'enorme serra circolare, ma immensa, proprio gigantesca, una città nella città, e ci abita una popolazione di cactus senzienti, che vanno in giro, camminano, fanno. Alcuni più cortesi si radono le spine dai palmi delle mani. Abbiamo la popolazione Kepri, che tendenzialmente sono donne con la testa di scarabeo. In realtà ci sono anche dei maschi, solo che sono scarabei giganti, e basta. E sono stupidi come scarabei. Abbiamo i vodiani, anfibi, abbiamo i dracomini, che sono dei caccheronzili golemoidi vagamente consapevoli di sé, che fanno cose semplici. Abbiamo un universo, persino dei congegni robotizzati a ingranaggi, un po' babbagiani, se vogliamo dirla con questo terminaccio, molto più smart di quello che potrebbero sembrare. C'è tutto. Ok. Questo discorso non ha una coerenza, vero? Però è in linea con l'impatto del primo tuffo che fate in questo mondo e in questa realtà, in questa città. Ci arrivate con Yagarek, un Garuda, uomini aquila, uomini falco, insomma, uomini uccello, rapace. Alati. Vivono nomadi nei deserti a sud della città e ovviamente, come è naturale che sia per un popolo dell'aria, il loro più grande valore è la libertà. Proprio per uno scarso rispetto di questa, Eliagarek ha perso le ali, gliele hanno strappate e lo hanno cacciato a calci nel deretano via dalla sua tribù. E lui vuole ritornare a volare a qualsiasi costo, perché è la sua unica ragione di vita. Quindi si rivolge a Van der Grindebulin, che è il nostro protagonista, uno scienziato, un po' stregone, un po' inventore, un cervello brillante incuriosito da le cose più disparate e soprattutto dalla sua teoria della crisi, campi di crisi, che ha una relazione non proprio alla luce del sole con una artista Kepri. Le Kepri sono quelle donne scarabeo di cui accennavo poc'anzi, a cui chiede di trovare una soluzione al suo irrisolvibile problema. Bene, in tutto questo Isaac Van der Grindebulin si attiva, si procura un po' tutte le specie volanti che esistono, che potete fare un attimo 2 più 2 e immaginarvi quante e quali possano essere, e inizia a osservarle. Tra queste c'è una larva trafugata illegalmente, ottenuta attraverso, insomma, le sue
non proprio chiare conoscenze e contatti nel sottomondo criminale, che innescherà un cataclisma di portata epica. Si rischierà la distruzione totale della città, drammi a profusione, cose terribili, epiche avventure, soluzioni improbabilissime e alla fine va bene. Bene. Perché questo minestrone improbabile meriterebbe di essere letto? Primo, perché è fighissimo. Secondo, perché è densissimo. Vi cala in un'atmosfera di una sfaccettatezza e di una complessità tali da dare un senso di verità. Per quanto sia totalmente, ogni cosa che leggerete è improbabile, può essere estremamente improbabile o inconcepibilmente improbabile, ma comunque è improbabile. Eppure stanno tutte bene montate insieme, perché Mieville fa un lavoro di world building cesellato talmente tanto nel dettaglio di ogni singola piccola esistenza, dal cronista del giornale clandestino al gargoyle che fa le commissioni per Green Nebulin, alla malavita, ai gorilla cactus, gorilla nel senso di uomini, di guardia del corpo dei mafiosi, non di scimmie. È tutto talmente definito, è tutto talmente denso e si incastra tutto talmente alla perfezione in questo sub-ingranaggio che siete lì. È uno dei libri di cui ho visivamente le immagini più evocative nella memoria, come se ci fossi stato. Sono immagini complete, a colori tridimensionali profonde. Io non sono un gran visivo, non ci riesco tanto bene a fare questo, per cui è sigillo di garanzia della potenza immaginifica di questo libro. Poi, l'altra cosa estremamente interessante, che va di pari passo con tutto questo, e che si esplicita in tantissimi altri libri, in tutti quelli che hanno seguito di Gina Mieville, è la sua voglia di mostrare prospettive differenti, di spingere il lettore a calarsi nei panni e a empatizzare con esseri completamente alieni, con esseri che già è quasi difficile concepire, di cui è già quasi difficile seguire la descrizione e la contestualizzazione. Figuriamoci mettersi nei loro panni, eppure questo è il suo obiettivo. Ora, permettetemi l'ennesimo inciso, però Gina Mieville non è uno che ha tanto a cuore di far star comodo il lettore. Anzi, forse non gliene frega proprio niente, o se gliene frega proprio il suo intento è quello di farlo stare sulle spine. Ma più probabilmente è semplicemente quello di raccontare le sue storie e di arrivare e di portarci esattamente dove ci vuole portare, senza fanservice, senza coccole e senza darci quello che ci aspettiamo e quello che crediamo di volere da lui. Immaginatevi di mettervi nei panni di una società, le Kefri, no? Di una comunità di donne con la testa di scarabeo che comunicano con gesti ed emanazioni chimiche. Donne senzienti. Okay, la femmina Kepri è comunque un essere pensante, sociale, intelligente, artistico, di fatto umano, se, al netto della alienità estetica. I maschi invece sono enormi scarabei, cioè sono come le teste delle femmine senza il resto del corpo. E sono idioti come qualsiasi insetto. Volano, mangiano, si riproducono. Immaginatevi come funziona, è orrendo. Per cui di fatto è una società estremamente femminile. Il maschio è una necessità riproduttiva mal tollerata. Eppure ci sono parti
che vennero nel culto dell'insetto perfetto, o del perfetto insetto, non mi ricordo come l'hanno messo. Cioè, maschilista, un aspetto di questa società maschilista. Ok, prendiamo i Garuda, gli uomini uccello, Yagarek, il nostro antieroe. Loro misurano tutto in termini di libertà, per cui anche i crimini, tra cui il crimine di cui si è macchiato Yagarek, non vengono giudicati in merito al danno che portano, ma vengono giudicati in merito alla misura di libertà che sottraggono alla vittima. Cioè, non cosa mi hai fatto, ma di quali scelte mi hai privato imponendomi ciò che mi hai fatto. Sembrano sfumature, ma se ci si prova a entrare dentro... L'etica dei personaggi è sempre controversa, le loro motivazioni sono discutibili eppure condivisibili. C'è una mente alveare che guida i congegni, che è una sorta di intelligenza artificiale a ingranaggi. È meraviglioso. È un posto in cui perdersi, e infatti ci si perde. Ci si perde completamente, ci si perde dietro alle danze del ragno in fase, che è l'essere più intelligente, la specie più intelligente con cui si abbia contatti e che non si capisce bene da cosa è mossa principalmente dalla poesia. C'è un momento in cui taglia a tutti i presenti l'orecchio sinistro perché così la poesia richiede, e poi funziona. Questo per dire che c'è tantissima carne a fuoco, tantissima. E Cinnamomile la cuoce tutta. La salsa e la marinatura con cui la condisce potrebbe non essere esattamente quella che avevate richiesto, che vi aspettavate. Le trame, se ne aprono una quantità e si intrecciano in una maniera delirante, non ne resta aperta nemmeno una, si chiudono tutte. Non proprio come avreste voluto. Allora, vale la pena di leggerlo? Porco Giuda, se vale la pena di leggerlo, lo dovreste leggere tutti quanti, se avete tempo, perché è un bel tomo. Perché arriva un momento in cui buone le patatine fritte, ma ti rendi conto che anche l'amaro dei broccoli ha il suo perché, o dei carciofi, o di quello che non vi piaceva da ragazzini e ora vi piace. Leggetelo, Perdido Street Station, di Cinnamomile.